È stata inaugurata ieri nel porto di Messina Iginia, la nuova nave di rete ferroviaria italiana, gruppo FS Italiane, una nave green operativa da oggi per il trasporto di treni, passeggeri e merci tra Messina e Villa San Giovanni. Al taglio del nastro ha preso parte anche Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Oggi tocchiamo con mano questo primo passo. Ci saranno poi altri importanti miglioramenti. Già dall'estate il tempo di attraversamento ferroviario si ridurrà di un'ora e poi tanti altri progetti che vedremo tra breve. Il governo sta puntando sulla Sicilia e sulla mobilità della Sicilia, anche perché in Sicilia insomma siamo messi male alle infrastrutture. Quali sono le prossime mosse del governo per agevolare la nostra mobilità? Come nella presentazione che troverete sul sito, sulla Sicilia, attraverso il piano di ripresa e resilienza e gli altri investimenti, ci sono quasi 7 miliardi che hanno a che fare con l'alta velocità. Palermo, Catania e Messina, con il miglioramento della portualità e tanti altri aspetti, anche naturalmente gli investimenti per migliorare la rete stradale. 7 miliardi ci sono anche sulla Calabria e questo vi dà un'idea dell'investimento che stiamo facendo in tutto il Mezzogiorno. Come Ministero abbiamo scelto non di stare al 40% della quota per il Mezzogiorno del PNRR, ma siamo al 55%, e non è il frutto di un algoritmo, è proprio una scelta. Quindi la Sicilia è certamente un luogo di investimento molto forte. Io vorrei ringraziare la Regione Siciliana per la collaborazione che abbiamo instaurato, anche punti di vista talvolta diversi, ma sono mesi che stiamo lavorando intensamente, anche perché nei prossimi anni ci saranno molti altri finanziamenti, il Fondo Sviluppo e Coesione, e con il nuovo approccio seguito anche dal PNRR, se non hai progetti non hai fondi, poiché sappiamo che ci saranno i fondi bisogna investire sulle progettualità. Il ponte sullo stretto l'abbiamo messo da parte? No, non l'abbiamo messo da parte, come ho detto più di una volta abbiamo affidato a RFI lo studio di fattibilità per analizzare i diversi aspetti che vanno analizzati. RFI ci ha mandato un primo cronoprogramma, ne stiamo parlando in maniera tale da procedere il prima possibile all'avvio di questo studio di fattibilità. Il governo su questo è aperto, bisogna vedere appunto la fattibilità, i costi e gli aspetti tecnici e quindi speriamo il prima possibile di offrire al Parlamento tutti gli elementi necessari per prendere una decisione. Su